Buongiorno a tutti, ho premuto. Siete in bilico e quindi avevo il terrore di premere. Allora, oggi ho trovato un po' di tempo e anche se non è proprio vicinissimo, sono andata da Tiger. E mi dovete credere, io non mi riconosco più, nel senso che adesso vedrete, avrei comprato il mondo. C'erano delle ciotole che mi piacevano da matti, ma qualcosa dentro di me ha detto: ma che te ne fai di ancora altre ciotole? La vecchia mi avrebbe detto: ma sono bellissime, stati zitta, vai via. E invece no, non le ho prese, cioè avrei preso un sacco di cose e non ho preso niente, nemmeno un quaderno. Ho preso delle cose che mi servivano. È qualcosa per le bambine, ma sono rimasta un po' così. Il mio io interiore sta cambiando. La pioggia di cavallette tra poco. Allora, cosa ho comprato però? In questo periodo sono in fissa per le foto. Come si può vedere qui e anche in altre parti della casa che non vedete. La fotografa dove mi servo di solito, che è quella che ha fatto le foto di Natale, alle bambine, ci sono un paio di foto su Instagram. Le ho chiesto di stamparmene tre di quelle che aveva fatto, e lei mi ha detto che c'è una promozione in questo periodo per svuotare, tra virgolette, si chiama svuota cellulare, per stampare 100 foto a prezzo conveniente. Quindi ho detto che adesso mi metterò d'impegno. Naturalmente il formato sarà quello piccolo, il 10x10, però insomma, sono tantissimi anni che non stampo foto. No, anni no. Sì, almeno più di un anno sicuramente che non stampo proprio niente. E è brutto perché prima si tenevano i ricordi, adesso sempre col cellulare, sempre con 2000 foto sul cellulare, queste memorie gigantesche. Allora ho detto no, appena un attimo mi ci metto e visto che a me piace molto esporre le fotografie in casa, ho preso, sono ritornate finalmente da Tiger queste cornici qui che a me piacciono da matti e sono bellissime, ne ho prese due, queste credo costino 3 euro. È un peccato che non ci entrino queste foto, perché tra tutte quelle che ho da incorniciare ho anche le foto del mare. Pagate un pozzo di soldi perché non riuscivamo a deciderne, alla fine ne abbiamo prese 5, abbiamo pagato tipo 35 euro. Mi ricordo quanto costasse. C'era stato lo spettacolo in costume. Che buffe. Vabbè, con questa cosa indecente in testa un giorno mi odieranno, però purtroppo qui dentro non ci entrano perché sono più grandi, dovrei tagliarle e quindi cercherò altre cornici. Una già ce l'ho, infatti una già gliel'ho messa in camera da letto. E c'erano altre cornici da Tiger, però ho detto aspetta, vediamo quello che stampiamo, però ho voluto prenderne una così. L'avrei preferita bianca perché sono nel mio periodo bianco che sta durando da parecchi anni, non chiaro, poi loro hanno la camera tutta bianca, però non so infatti se la metterò in camera. Questa nera mi piaceva il formato che è 21x29,7. Vabbè. Poi, sempre solo per loro, ovviamente, ho preso due cerchietti. Questi cerchietti costano 1 euro. Fanno un'ottima riuscita, io li lavo anche, non in lavatrice naturalmente, costano 1 euro e a loro piacciono tantissimo. Adesso a loro gli si è staccato il fiocco, ma continuano a metterseli e quindi ne ho presi altri due, non c'era un granché. Poi ho preso, vabbè, in questa casa si compra sempre e costantemente. Delle cose tipo leghini per i capelli, elastici, io li chiamo i leghini.
Questi sono tantissimi, sono 3, 6, 9, 10, 11 o 12. O 11 o 12. Perché qui ci si pettina, ci si fanno le acconciature, poi le acconciature si fanno alle bambole, poi le acconciature si fanno alle Barbie. Infatti non potete neanche immaginare il pippone che è infinito che mi hanno tirato perché io ho tagliato i capelli. L'unico contento era voi e mio marito. Loro no. E poi giustamente ho preso anche le forcine. Queste ci servono per danza, non sono quelle di danza, quelle di danza sono così, che ho preso dal cinese, infatti pagandole una sciocchezza. Sono così, però aspettate, vedete che dovrebbero essere lisce. Loro hanno i capelli che a voi sembreranno lunghi, ma per uno chignon fatto come si deve sono ancora corti. Quindi, insomma, io ho preso queste, io ho preso anche quelle più grandi, lisce. Vediamo un pochettino come va. E poi, ah sì, no, qualcosa per me l'ho comprato. Ho comprato le graffette. Perché hai comprato le graffette? Perché ho l'agenda, quella di mamma che mamma, che ha un difetto, oltre secondo me ad avere uno spazio un po' ridotto. Non ha un dividisezione, cioè tu non sai dov'è la parte scuola, dov'è la parte libri, dov'è la parte serie televisive, dov'è la parte a compleanni. E quindi prima ci mettevo, avevo delle mollettine, ma le mollettine ingombrano e invece con la graffetta almeno faccio subito. Poi ho preso per la merenda, loro hanno il portamerenda, io di solito ci metto un foglio di carta, un fazzoletto, un tovagliolo, chiamiamolo come si dice, però spesso, che ne so, gli do i tarallini, invece di comprare le confezioni singole che ti costano il doppio, prendo il pacco grande e gli faccio i sacchetti. E quindi io ho preso questi qui, che sono 20. E li abbiamo già utilizzati e quindi le famose e tanto desiderate carote che se la vuole andranno benissimo anche qui dentro. E in ultimo, allora, c'erano delle pantofole che mi piacevano tantissimo. Io le pantofole ce le ho, quindi ho detto vale, e sarebbe proprio uno sfizio. Erano 7 euro che avresti buttato. Però le gemelle non ce l'hanno, nel senso che hanno un simil Crocs e poi le mie figlie vanno o con gli antiscivolo o in calzini normali. Io ormai mi sono arresa perché ero uguale a loro quando ero piccola, cioè io vado scalza, andavo scalza per casa. Adesso non mi capita più, mi darebbe fastidio. Però quando ero piccola, d'estate proprio scalza senza niente e anche le mie figlie. Però ho trovato questi. Non dirò quella parola che inizia per la P e finisce per la Oso, perché mi conoscete. Però le ho trovate deliziose. Sono dei calzini antiscivolo. Almeno forse. Questi che sono più corti e sembrano più divertenti rispetto a un calzino antiscivolo, magari questi riusciamo a tenercele, no, anzi, riusciamo a tenercele ai piedi, ecco. E magari se ci spruzzo sopra un po' di antipolvere, secondo voi mi vanno in giro a spazzare? Qualcosa su cui riflettere. E questo è quanto. Sì, questo è lo scontrino. Sono stata la prima stamattina. No, vi volevo dire soltanto. Allora, la cornice grande veniva 4 euro. Tanto 4 euro perché dai cinesi trovi delle cose carine a meno. Non a meno, cioè tipo 7 euro, ma delle cornici più belle. Ecco, le ciabatte venivano 3 euro. Vabbè,
2 euro questi. Ok. Mentre 3 euro le cornici, quelle argentate. Ecco. Quindi questo è quanto. Sono contenta, è il mio piccolo bottino, anche se cioè ho comprato quello che serviva, oggettivamente. Non ho comprato niente a sfizio. Secondo me è per quello che poi alla fine, quando sono tornata a casa, si è accesa la spinta, la spia dell'acqua, e io sono stata molto fiera di essermi ricordata le varie spie della macchina, visto che la scuola guida l'ho fatta da un pezzo, e quindi boh. Ve l'ho detto, aspettiamoci la pioggia di Catalla, è uscito anche il sole, vi ho detto tutto però. Ok, io vi saluto, ci vediamo al prossimo video e grazie tantissimo per i commenti che avete lasciato sotto al video del taglio dei capelli, sono contenta che vi siano piaciuti e ragazzi mi dispiace così, non riesco, cioè non ce la faccio, cioè, tendo a, stamattina li ho lavati, tendo a appiattirmeli. Dice sì, sei più rock, sei più giovanile, ma... sono mai stata giovane neanche a 18 anni, quindi vabbè, buona giornata.